has been updated. Please check it on the map. Nicola, grazie, Alexa, Valentina, Claudia, ciao ciao, ciao, io sono Alexia, ciao tutti, Ilaria. A Termoli c'è la strada più stretta d'Europa, che è larga 41 cm e dai termolesi doc viene chiamata Aricel. I trabucchi sono antichi e affascinanti macchine da pesca. Questo è un trabucco che venne realizzato per permettere alle famiglie e pescatori di pescare anche quando il mare era in burrasca, che le barche non potevano uscire in mare. Il primo trabucco fu costruito da Felice Marinucci nel 1850 perché ne prese spunto da quello dell'Abruzzo. Allora, il castello di Termoli è uno dei simboli più importanti e caratteristici della città e le sue caratteristiche architettoniche lasciano presupporre che sia stato costruito durante l'epoca normanna. Tuttavia, l'attribuzione di Castello Svevo gli è stata assegnata dopo una riparazione effettuata da Federico II di Svevia in seguito a dei danni riportati dalla flotta veneziana. Il castello Svevo faceva parte di un sistema di difesa molto ampio assieme alle mura e alle torrette, di cui una è conservata all'ingresso del borgo antico. Ad oggi il castello viene utilizzato anche per manifestazioni culturali come le mostre oppure i matrimoni. La cattedrale di Termoli è situata nella piazza centrale del Borgo Antico. È stata costruita tra il XII e il XIII secolo e dedicata a Santa Maria della Purificazione. È un esempio di architettura romanica e da sempre ospita le reliquie di San Basso e San Timoteo. Thank you.
è la via panoramica del paese vecchio di Termoli e lo si raggiunge passando dal borgo antico in prossimità del castello o inoltrandosi tra i vicoli della città. È anche la parte più alta del paese vecchio e come potete vedere dal lato nord godiamo della visuale del litorale di Sant'Antonio e in lontananza del Golfo di Basto, mentre dal lato sud la visuale si è concentrata sul centro storico. Spostandoci di qualche passo possiamo ammirare il porto turistico, il litorale di Rio Vivo e in lontananza le isole Tremiti. Il porto della Marina di San Pietro è una elegante struttura che accoglie 300 imbarcazioni. I depositori trovano molteplici servizi a loro disposizione, tra i quali noleggio, biciclette, aree tecniche e sistemi di accompagnamento per le imbarcazioni di motoveicoli e aree di ristoro e divertimento. Questo è il porto di Termoli, da mille anni che si porta avanti la tradizione di pescare pesce freschissimo. Venite a mangiare da noi a Termoli perché è la città dove si mangia meglio il pesce in tutta la costa adriatica. Ha visitato il porto di Termoli. Che spettacolo! Allora signora Memela, lei che è termolese termolese, perché secondo lei i turisti scelgono la cittadina di Termoli come meta turistica? È perché c'è sto mare e c'è sto castello.